Una buona giornata a tutti, oggi è martedì 23 aprile 2013 e cominciamo dall'Ariete. Ci sono questioni che non possono essere più rimandate. Affrontate un problema di lavoro finché è ancora gestibile. Toro, in amore non si può averle sempre tutte vinte. Evitate di fare i capricci e la giornata di oggi andrà per il meglio. Gemelli, giornata ricca di soddisfazioni sia in natura affettiva che professionale. Nonostante tutto, finalmente riuscite a tirare un bel sospiro di sollievo. Cancro, non c'è nulla che possiate fare per portare un po' più di armonia all'interno dell'ambiente professionale, perciò non state a farvi il sangue amaro. Leone, ancora indecisioni riguardo alla vita sentimentale, fate fatica a trovare la vostra strada, ma siete voi i primi che stentate a prendere una decisione. Vergine, a volte la vita va presa di petto, senza stare troppo a tergiversare. Oggi imparerete questa lezione e vi deciderete finalmente a fare qualcosa che va fatto da tanto tempo. Bilancia, stanchi della solita routine, oggi cercherete nuovi stimoli in ogni campo della vostra vita. Occhio però a non voler trasgredire a tutti i costi. Scorpione, solite discussioni sul lavoro che però non portano a nulla. Anche la vita privata in questo momento non regala grandi soddisfazioni. Invece di arrabbiarvi, armatevi di santa pazienza. Sagittario, fatemi notare in ambito professionale. Infatti oggi è la giornata ideale per dare risalto alle vostre idee. Capricorno, un po' di stanchezza potrebbe causare un attacco di malinconia assolutamente fuori luogo. Cercate di uscire di più e di trovare conforto in chi vi vuole bene. Acquario, piccole discussioni sul lavoro non aiutano certo a migliorare la redditività. Se ogni tanto imparaste a stare un po' zitti, non sarebbe cosa da poco. Pesci, la vita richiede molto impegno, perciò oggi i vostri interessi personali andranno messi in secondo piano. Sul lavoro dovrete prestare molta attenzione a qualcuno che trama nell'ombra. E anche per oggi abbiamo concluso con l'appuntamento dedicato all'oroscopo, ma vi aspetto domani alla stessa ora.